Ed eccoci alla 15ª festa del cinema di Roma, oggi è 15 ottobre del 2002, un anno un po' malefico, però anche quest'anno si è fatta questa festa del cinema di Roma. Le coppie che si scoppiano e le coppie che si riaccoppiano. Ed eccoci qui con il sosia ufficiale di Franco Franchi, Tony Biffi. Ciao a tutti i fan e non fan, i cattivi, i buoni. So contento di essere oggi qui insieme al collega Paolo Feno, so contento insieme qui a Mariani, che è uno, Fernando, l'intervistatore. Ma è uno dei pochi intervistatori seri, onesti e puliti, tanto con tanto volontà di fare il proprio lavoro, ma non per soldi, per passione. E quando c'è la passione c'è tutto. Prego Paoluccio. Allora scusa un attimo, Paolo Fanu. Fenu, scusami, è il nome della nuova spalla tua, no? Sì. Sì, ciao a tutti, sono Paolo Fenu, la nuova spalla di Tony Biffi, detto Franco Franchi, socio ufficiale di Franco Franchi. E stiamo percorrendo un po' di strada insieme e vediamo dove ci portano. Allora, ritorniamo un po' indietro. Sì. Come tante coppie, diciamo, di artisti. Sì, che nascono, di attori, che finiscono. Nascono come... Poi magari la cosa è finita. Quanto tempo fa è finita? Allora, è finita esattamente un anno fa, dal momento che noi avevamo finito di girare il teaser, e poi ne parleremo dopo, inerente a film, di cui il mio fu ex spalla vivente non morto, perché ho detto fu, si trova in Spagna, a vivere i suoi ultimi anni nella buona vecchiaia, è anche giusto così. Allora io però, essendo il socio ufficiale di Franco Franchi, non mi posso fermare, essendo anche più giovane di lui, e incontrando dopo tanti anni questa spalla, in significato che già era un amico ai tempi che furono, poi ci siamo, ognuno ha seguito le proprie vie, la propria strada, io come attore, artista, lui come imprenditore, però la chiave invenatore era quella lì, sempre, del comico drammatico. Ed essendo che noi l'anno scorso abbiamo finito di girare il teaser Vite ricucita, due vite parallele, ci tengo anche a precisare che la regia di Tony Cancitano, siciliano, grande regista che sta avendo un grande successo con l'ultimo film Entro mezzanotte, di cui la partecipazione straordinaria di Vincent Riotta, e che posso dire ha finito anche un cortometraggio, Il ritorno di Giuffà. Ma anche se abbiamo avuto un'interruzione causa coronavirus in tutto il mondo, stiamo riprendendo da gennaio le riprese del film Vita ricucita, due vite parallele, nonché la storia mia ispirato a una storia vera. E guardando qui il conduttore Mariani Fernando o Pro Fernando, noto e mi sono ricordato che è stato anche nelle sue prestazioni cinematografiche un bravo attore, piccoli ruoli ma di una certa consistenza, per cui lo voglio nel film Vita ricucita in qualità di capitano dei carabinieri. Ah, ecco, capitano dei carabinieri. Questa è la seconda volta, perché io nella mia vita artistica, diciamo, che ormai è quasi trentennale, ho rivestito soltanto una volta la divisa da carabiniere, e ho dovuto tagliare anche i capelli in quell'occasione con il film Il bambino cattivo di Pupi Avati. E come questa no? Allora sarà come la seconda no? Volta. Approfitto per salutare Antonio e Pupi Avati, perché con loro ci ho fatto nel passato un sacco di film, di cui mi ricordo ancora un titolo, Voci notturne e carabiniere, due grandi produttori, soprattutto seri e onesti, bravi e professionisti, e gli mando un bacio, che mi vuole tanto bene Pupi, da sosia Tony Biffi ufficiale Franco Franchi. Lui sarà uno dei coprotagonisti, come se fosse un protagonista nel film, e ci tengo, ripeto, a dire è una storia bellissima, di cui non è solo a livello nazionale ma anche internazionale, e non è la classica storia basata sulla mafia o sulla corruzione, c'è un po' di tutto: povertà, sofferenza, volontà, cattolicesimo, giustizia soprattutto. E allora, mettendo insieme tutte queste scene, trattasi, ripeto, ispirato da una storia vera, dovevo per forza mettere anche il Franco Franchi, perché essendo che sono stato accettato dalle famiglie di Franchi e Ingrassia
non allo stesso livello, perché io dico sono piccolo così, i bravi rimarranno sempre loro, ma avendo un parere positivo, di cui ho debuttato l'anno scorso a Palermo, con degli sketch uguali a Franco Franco e Ciccio Ingrassia, la cosa che mi ha onorato anche la dedica che mi ha fatto, e questa è un'esclusiva che gli do al mio grande amico Mariani, Massimo Benenato, con tanto cuore e affetto, mi ha fatto una dedica nel suo libro Sotto le stelle di Roma, praticamente, l'ultimo libro che ha fatto, per me è stato un ultra onore. Ma ripeto a dire sempre, i grandi attori rimarranno loro, io cerco di tenerli in vita insieme al collega Paolo Feno, che non è Ciccio ovviamente, ma è un attore bravissimo, che mi sa stare a spalla. Detto questo qui, mi onorerà il signor capitano, che sarà costretto, te li pago io i soldi del barbiere, non ti arrabbiare, quando è 8 euro gliene do 4, perché sono metà di te come altezza. Basta, qui a schifio finisce. E vabbè, mi scusasse capo. Detto questo qui, lascio la parola all'attore Paolo Feno. Che diciamo, del film è bellissimo perché nasce tutto dalla speranza di un bambino che non vive la sua infanzia bene, però dice quando cresco vado nell'arma dei carabinieri e proteggo la gente. Poi a un certo punto lo Stato non lo segue più e lui cade in giù e cammina in un filo da solo, barcollando, non siamo tutti funambuli, molti cascono. Poi alla fine arriva un amico, lui si attacca a sta spalla e con questo amico riesce a ritrovare la via giusta e alla fine la giustizia, come deve essere sempre, questa volta trionfa, ma sarà tutto basato sulla speranza. Tengo a precisare che ci sarà il grande Claudio Dessi, di cui ieri siamo stati in radio, nella sua radio, a Tivoli. Claudio Dessi è il fratello di Fabio Dessi? Il cugino. Ma ci tengo anche a dire che ci sarà Gianluca Compagno, che è il nipote di Franco Franchi. Il Claudio farà il magistrato, il nipote farà il malavitoso, perché più di quello non c'è altra alternativa. E ci saranno tanti attori e attrici di grosso chiamo, e spero in Dio di convincere anche i nostri amici avati, perché con loro mi sento proprio alla grande. Però questa è una cosa che io non sto confermando, ci proveremo a vedere se può nascere una consocietà, ma di tutta questa situazione è Paolo Bertolini di Verona, che è l'amministratore unico. Gli sponsor vi dico soltanto che sono la Russia, la Francia e una grande azienda di Novara, nel nord Italia, che sponsorizzerà questo film. Detto questo qui, che vi posso dire? Che io, se mi mandate i soldi tramite la posta che ho ricevuto senza di ritorno, io cercherò di accumulare i soldi per pagare i capelli di Mariani, il grande attore Fernando Mariani. Scusassero, io aspetto la vostra offerta, non è le vostre, è solo un'offerta, prendo una cesta più grande di quella che io ero abituato, minima. Prego Paoluccio. Che Dio, hai detto tutto tu? Ho detto tutto io. Ecco, e allora mi raccomando, più siete, più mandate i soldini, più riesco a fargli tagliare questi capelli che sono rari. Ecco, sono rari. Un bacio, un saluto, che Santa Rosalia vi protegga, che San Gennaro vi protegga, che tutti i santi del mondo vi proteggono. Basta che voi ci date una positività, perché la nostra positività è la vostra, il vostro applauso è la nostra nell'andare avanti. E che vi posso dire? Inquadrate il signor capitano futuro con i capelli rasati, perché io glieli faccio tagliare alla Kojak, così risparmio. Giusto Paoluccio? Giustissimo. Basta. Allora, dalla festa del cinema è tutto. Vi saluta il prove Fernando, oggi in tenuta mascherata, l'uomo mascherato per la seconda intervista ad uomo mascherato, ecco. Con gli amici Paolo Feno, Tony Biffi in Franco Franchi, e io sono smascherato perché ho pagato le tasse, sì, 40 anni fa l'ultima tassa che ho pagato, perciò posso stare a viso scoperto, tanto anche se me lo copre è sempre quella la faccia. E insieme facciamo i Frank e Bull. Frank e Bull, ecco, sì. Non avevamo detto il nome della nuova coppia. Frank e Bull. Bollo, sì, ricevuta senza ritorno, faccia da Franco Bollo, Bullo e Bollo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E grazie a Mariani e al grande regista che ci sta riprendendo, che è un grande. E non abbiamo detto dove andrà questo video. Andrà sul canale Prode Fernando di YouTube. Bravo. Insieme a tutti gli altri video che già sono presenti sul canale. Ciao a tutti. E guardatelo in tante. Un attimino, non solo, perché sapete che YouTube è a livello internazionale.
perciò non solo in Italia, messicani, brasiliani, spagnoli, francesi, tedeschi e togliamo anche Hitler, tunisini, marocchini, arabi, in tutto il mondo russi, perché c'è anche la Russia come sponsor, francesi, mi raccomando, guardate questo che la vostra vita vi cambierà, ve lo dice Franco Ozzo, sì, perché vi porto bene a tutti, così pagate il mutuo, pagate il debito, pagate tutto, e se non lo pagate mi cercate, perché quello che vi dico, avete qui un intervistatore che porta energia positiva, avete una coppia di Frank e Bull che siamo positivi, e avete, voi avete noi, noi abbiamo voi e io ho lui, io ho anche lui, io ho anche il grande regista. Mi raccomando, e vi dico un'altra cosa, giocate 4, 5 e 30 per tutte le ruote, ambo eterno e vincerete. È una cosa minima, non sono nessuno, non sono un chiromante, sono solamente Tony Biffi e Franco Franchi, però ve lo do dal cuore. 4, 5 e 30 e 31 e 47, morto che parla vivente. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.